Serie B-Will, tutti i colori della passione. Per la terza giornata del campionato di Serie B, la matricola Porto Gruaro, dopo aver battuto il Cittadella tra le provvisorie muramiche dello stadio Friuli di Udine, prova a sgambettare in casa anche un'altra reduce dai playoff promozione della scorsa stagione, ovvero il Sassuolo, sulla carta uno degli organici più forti e completi dell'intera cadetteria. 4-3-1-2 per il tecnico dei padroni di casa Viviani, con Cunico alle spalle di Altinier e Gerardi, preferito all'ex napoletano Piatti, che va in panchina. Arrigoni risponde con un 4-3-3 con Donazzana a sinistra e con il recuperato Cattellani nel tridente con Masucci e Martinetti. Quarto minuto, subito un pericolo per la porta di Rossi, anche se il destro di Riccio va a lato. 13° minuto, il Porto Gruaro segna, assist illuminante di Cunico per Gerardi, che di destro dal cuore dell'area fa secco Pomini, primo gol stagionale per il giocatore di proprietà proprio dell'Udinese, quindi per lui un gol in casa, grande tocco di Cunico per Gerardi. Quindi vediamo tutta l'azione, Cunico, Altinier, Cunico, tutto di prima, e alla fine Gerardi non dà scampo al portiere della Sassuolo. Sassuolo risponde solo al 28° con questo sinistro centrale da parte di Martinetti. Nessun problema per Francesco Rossi. Sono 10 tifosi, 10 quelli neroverdi accorsi al Friuli. Girata a lato di poco da parte di Paolo Bianco dopo questa mischia, dove il Porto Gruaro protesta per un contatto tra Polenghi e Rossi che non è irregolare secondo l'arbitro Ciampi di Roma. Azione comunque da rivedere. Al 43° ci prova Cattellani, sinistro sopra la traversa, occasione però ghiotta per gli ospiti. Va Martinetti in aria, si scontra con il portiere Rossi che rimane a terra. C'è l'autosgambetto di Martinetti, quindi non c'è assolutamente fallo. 48° in pieno recupero, sinistro di Delia che fa, come si suol dire, la barba al palo. Pomini si salva, via alla ripresa, calcio d'inizio del Porto Gruaro. Arrigoni un po' preoccupato. 3° minuto, padrone di casa pericolosi con Altinier, almeno potenzialmente pericoloso il suo colpo di testa. Poi cross basso di Polenghi, nessun problema per Rossi, proteste per questo tocco, questo contatto tra Cristante e Martinetti. Dentro De Falco, fuori Troiano per il Sassuolo, fuori Altinier, dentro Tarana per il Porto Gruaro. Subito De Falco ci prova, destro bloccato da Rossi, giocatore appena arrivato dalla Chievo. De Falco, poi tegola per il Sassuolo, si fa male Polenghi ricadendo dopo uno scontro aereo con Espinal, problemi alla gamba destra, al suo posto entra Consolini. Lancio di De Falco, non aggancia però Masucci in area, un'altra opportunità per gli ospiti. Cattellani si gira e Pisani si immola, e rivediamo l'intervento decisivo del numero 5 del Porto Gruaro a salvare il vantaggio dei suoi. Sempre più preoccupato Arrigoni, contropiede del Porto Gruaro con Gerardi, sinistro a lato. Ora ci sono spazi per i padroni di casa. Gerardi esce applaudito, entra al suo posto Inacio Pia, fuori Martinetti, dentro Bruno per il Sassuolo. Attenzione a Pia in area, il suo pallonetto, Pomini riesce a sfiorare in calcio d'angolo sul successivo corner, colpo di testa di Cristante a lato. Viviani soffre, la sua squadra sta per vincere, ci prova Masucci, palla smorzata da Madaschi tra le braccia di Rossi, contropiede per il Porto Gruaro. Siamo ormai quasi nel recupero, ma Tarana sbaglia completamente in superiorità numerica, il passaggio per Espinal, finisce la partita, seconda vittoria per il Porto Gruaro che sale a 6 punti, resta a 4 il Sassuolo. Per gli uomini di Arrigoni una sconfitta inaspettata.